Consiglio regionale ha approvato la legge sull'emergenza abitativa, che dà facoltà ai comuni di prorogare in via straordinaria le assegnazioni provvisorie degli alloggi di edilizia popolare di 2 anni. L'Assemblea legislativa ha approvato le direttive programmatiche per la cooperazione internazionale per il triennio 2015-2017, fra le aree geografiche con priorità di intervento Mediterraneo, Balcani, Africa subsahariana e America Latina. Prevenire le malattie attraverso la pratica sportiva. Con questo obiettivo il Consiglio regionale, capofila del progetto, e 3 assessorati, sanità, sport e istruzione, hanno lanciato gli stati generali dello sport, per diffondere le pratiche sportive e i corretti stili di vita. È dedicato a Giovanna Cattaneo Incisa, sindaco di Torino all'inizio degli anni 90, il volume che apre la collana Donne e Donne, ideata dalla consulta femminile con l'Istituto di Studi Storici Salvemini, presentato a Palazzo Lascaris. Ragazzi, non giochiamoci! È il titolo del convegno organizzato a Palazzo Lascaris dall'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura. Obiettivo: sensibilizzare gli studenti delle scuole sui temi della ludopatia e dell'educazione all'uso consapevole del denaro. Per la festa della donna, la consulta delle lette ha organizzato l'8 marzo a Torino in Piazza Castello l'allestimento dell'albero di Natalia contro il femminicidio. Il 10 e il 12 marzo al Teatro Garibaldi di Settimo e all'Auditorium Arpino di Collegno lo spettacolo Spazio Vuoto. Sottoscritta a Palazzo Lascaris una convenzione tra IREN e Ente Parco del Po e della Collina Torinese per sostenere la candidatura del territorio a riserva UNESCO con lo scopo di tutelare la biodiversità e valorizzare lo sviluppo sostenibile.